Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. Facciamo un po' di analisi dal punto di vista europeo, o meglio, sul rapporto Italia e Unione Europea in questo periodo di Covid. L'Europa sta attraversando la sua crisi economica più grave da decenni. Le sue due maggiori economie, Germania e Francia, sono già in caduta libera. La Germania si sta contraendo a un ritmo molto rapido e da qui dobbiamo ricordare il record del 1970, mentre in Francia dovresti tornare ai giorni caotici del 1968 per trovare una crisi che è ampiamente comparabile a ciò che sta accadendo in questo momento. Ma sarà nel sud dell'Europa e quindi paesi come la nostra Italia, ma anche la Spagna, dove i peggiori effetti della crisi sanitaria consentiranno i peggiori effetti di una crisi economica che arrecherà danni catastrofici. Infatti i numeri sono terrificanti. Questa settimana, infatti, la Goldman Sachs ha affermato che mentre prevede che il PIL della Francia quest'anno diminuirà di poco più del 7%, quello della Germania del 9%, l'Italia crollerà di quasi il 12%. Segni dell'incombente catastrofe. Più di 4 milioni di aziende hanno chiuso, il turismo si è fermato e in una crudele svolta del destino sono state le regioni settentrionali più produttive dell'Italia in cui si è avvertita l'intera forza della pandemia di coronavirus. Alcuni analisti hanno sostenuto che questa contrazione e crisi avranno vita breve, che l'Italia rimbalzerà più avanti nel corso dell'anno. Ma questo solleva una domanda difficile: ma tornare a cosa? Il paese ha sostanzialmente perso 2 decenni, ma continuiamo a parlarne dopo aver lanciato la sigla. L'Italia è in coma economico da quando è entrato nell'euro più di 20 anni fa. La crescita economica è piatta e gli standard di vita sono ristagnanti. Gli italiani hanno soltanto trascorso il XXI secolo in una trappola a crescita lenta o assente. Il paese stava entrando in un'altra recessione alla fine di quest'anno e ne aveva già passate 3 negli ultimi 10 anni, senza essersi mai veramente ripresa dall'ultima crisi. Prima del Covid-19, la produzione economica italiana era ancora inferiore del 5% al picco registrato più di un decennio fa. Questo è uno dei motivi per cui l'anno scorso il Fondo Monetario Internazionale ha previsto che anche entro il 2024 la produzione dell'Italia sarà ancora inferiore a quello del 2007. Il rapporto debito pubblico-PIL del paese è aumentato come una mongolfiera. Il nostro sistema finanziario è rimasto debole e ci sono anche troppi prestiti in sofferenza. Il paese nel frattempo è alle prese con uno dei più alti tassi di disoccupazione nell'eurozona, che è al 10% e sostanzialmente quello che era quasi un decennio fa. La disoccupazione giovanile è stata molto più elevata, quasi il 30%, motivo per cui molti ragazzi italiani sono dovuti scappare da Londra dopo il Covid-19 per ritornare in Italia. In breve, è difficile sostenere che l'italiano medio oggi stia meglio di quanto il paese ha aderito alla moneta unica più di 20 anni fa. Certamente alcuni dei problemi comunque dell'Italia precedono l'appartenenza all'euro. I bassi tassi di istruzione, l'invecchiamento della popolazione, la mancanza di modernizzazione dell'industria e la forte dipendenza delle piccole imprese a conduzione familiare non hanno aiutato. È anche vero comunque che l'incapacità dell'Italia di violare le regole di spesa dell'eurozona e di investire seriamente nella propria economia l'ha lasciata intrappolata in un ciclo negativo che a sua volta ha lasciato tutti noi italiani frustrati, stufi e profondamente pessimisti per il nostro futuro. Alla fine dell'anno scorso il 90% degli olandesi e l'83% dei tedeschi descrivevano la loro situazione economica come buona, mentre in Italia eravamo solo al 17%. Anche l'entusiasmo italiano per l'Unione Europea sta cominciando a diminuire. L'anno scorso, come rivelato dall'indagine di Eurobarometro, eravamo già meno fiduciosi dell'Unione Europea. Solo il 38% gli dava fiducia. Siamo i meno propensi di pensare positivamente dell'Unione Europea. Soltanto il 33%. Siamo tra i meno probabili di sentire che la nostra voce conta nell'Unione Europea, soltanto il 30%. E siamo i meno soddisfatti di come funziona la democrazia nell'Unione Europea, soltanto il 45% lo ha fatto. Quando il Covid
colpì tutti noi italiani e cercavamo aiuto oltre i nostri confini, la solidarietà europea fu lenta e non apparve affatto. I discorsi sull'unità, sull'imparare dagli errori delle precedenti crisi, hanno rapidamente lasciato il posto a pensare ognuno per se stesso, chiudendo i confini e limitando esportazioni di forniture mediche. Ricordiamo inoltre che la Russia e la Cina riempirono rapidamente il vuoto che era stato ancora una volta lasciato dalla mancanza di una leadership in Europa, con l'invio di forniture e di medici. E adesso, quando diversi stati, tra cui appunto anche l'Italia, hanno chiesto ai loro partner dell'Eurozona di condividere il debito, gli stati più sicuri del nord, in particolare Germania e Paesi Bassi, hanno detto di no, paurosi e ansiosi che una condivisione del debito ora potrebbe portare alla condivisione del debito in futuro. Alcuni del nord hanno sostenuto che l'assistenza finanziaria dovrebbe invece arrivare attraverso il meccanismo europeo di stabilità, il fatidico MES. Ma molti del Sud, plasmati dall'esperienza dell'ultimo decennio, ricordando il trattamento della Grecia, temono questo. È visto come un percorso verso un'ulteriore austerità, la scorsa settimana quasi la metà di tutti noi italiani ha respinto l'idea di ricevere aiuti dal MES, perché lo vede come uno strumento per imporre l'austerità in stile greco. Tutto ciò comporta un sentirsi da parte degli italiani abbandonati da parte dell'Unione Europea. Nelle ultime settimane, quasi 9 su 10 hanno affermato che l'Unione Europea non ci sta aiutando. Più di 7 su 10 hanno ritenuto che l'Unione Europea non abbia contribuito in alcun modo ad affrontare la crisi e quasi 8 su 10 credono che è improbabile che l'Unione Europea cambi. Altri sondaggi hanno registrato un aumento del sostegno pubblico all'uscita dall'Unione Europea. Oggi più di un italiano su 3 afferma di voler uscire dall'Unione Europea, mentre meno della metà pensa che questa sia una cattiva idea. Sentendoci abbandonati, quindi, noi italiani siamo meno fiduciosi verso l'Unione Europea. Solo uno su quattro lo fa. E il 67% dice che è uno svantaggio appartenere all'Unione Europea. Tutto ciò solleva grandi interrogativi sulla capacità dell'Unione Europea di far rivivere l'entusiasmo a tutti noi. Come anche il New York Times ha notato questa settimana, la domanda da porsi non è se l'Unione Europea sopravviverà, ma piuttosto qual è il punto di qualsiasi unione se non riesce a trovare l'unità quando l'unità è maggiormente necessaria. Naturalmente, molti appassionati pro-europei, come è giusto che si dica per avere una maggiore positività, affermano che l'Europa sarà forgiata da questa crisi e troverà la forza e la soluzione per affrontare questa crisi. Ma molte altre cose possono essere forgiate nella crisi, incluso l'euroscetticismo e la convinzione che quando si tratta appunto della crisi si può davvero fare affidamento solo sulla propria nazione. Di solito tendiamo a dimenticare, ma è stata la risposta confusa dell'Unione Europea a due precedenti crisi, come la grande recessione e la crisi dei rifugiati, che ha convinto gli elettori britannici a uscire dall'Unione Europea. Naturalmente, la maggior parte di noi italiani non abbiamo ancora raggiunto la stessa conclusione, ma se si mette la risposta confusa dell'Europa al Covid-19 a fianco del peggior quadro economico italiano, non è difficile vedere come il diverso impatto della crisi attuale e la ripresa a venire potrebbero spingerci ulteriormente in questa direzione. Quando alla fine l'Italia emergerà da questa crisi, non solo sarà un paese più povero, ma anche un paese più euroscettico e chissà dove ci porterà. Grazie per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.